Sono molto luminoso. Sì. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo uno spacchettamento particolare. In realtà non è un vero e proprio spacchettamento, perché per me oggi è una novità. Se avete letto bene il titolo e se avete guardato bene questa splendida maglietta, state capendo subito di cosa andremo a parlare. Sono molto emozionato perché ho ricevuto la mia lettera di Hogwarts. Sapete benissimo che io sono un fanatico di Harry Potter, sono proprio un pazzo di Harry Potter. Da buon mago, chiaramente, mi è arrivata la lettera per la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Eccola qui, guardate, qui c'è la busta e all'interno, ragazzi, c'è la lettera. Oddio, sono emozionato, che spide di leccina erbolina. Vabbè, prendo qua questo mazzo di carte perché mi piace il tempo, cioè... Ok, adesso le devo raccogliere perché sono proprio un idiota. E l'emozione è normale, capita a tutti di sbagliare, no? Quindi adesso andremo a vedere insieme questa lettera, ragazzi, che per me è veramente qualcosa di strepitoso. Io ho sempre sognato di ricevere la lettera di Harry Potter, la lettera di Hogwarts. C'è direttamente il preside Albus Silente, ha mandato lui. Ma mi piace questo mio nuovo look, ragazzi, cappellino, magliettina di Harry Potter. Ragazzi, oggi mi sono vestita a tema, è normale, cioè mi è arrivata la lettera. Mi raccomando, supportiamo subito questa serie degli spacchettamenti perché vedo che vi piace tantissimo e spolliciate come i pazzi, perché se questo video arriva a 1500 like porterò qui altri video a tema Harry Potter, assaggiando le caramelle, tutti i gusti più uno e tante schifezze varie del film Harry Potter. Ma adesso, ragazzi, non vi voglio rubare più tempo, io sono emozionato, non sto più nella pelle. Andiamo ad aprire questa busta e passiamo con la camera da questa parte. Vai! Allora, ragazzi, qui abbiamo la busta che io ho precedentemente tagliato, ok? Ho tolto tutto. E adesso, ragazzi, il momento emozionante. Andiamo a tirare fuori il... Oh! No, 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 no. Vediamo se c'è qualcosa all'interno. No, non abbiamo niente. Bene, ragazzi, come potete vedere, questa è la lettera. No! Caspita! Guardate che meraviglia, ragazzi! Aspetta, togliamo questa pellicola. Togliamola perché fa riflesso con le luci. Quindi togliamola. Guardate, ragazzi, questa è la lettera con la cera lacca, il sigillo di cera lacca, ragazzi, direttamente da Hogwarts. Finalmente, ragazzi, sono stato convocato. Era una vita che tentavo di diventare mago a Hogwarts. Ragazzi, guardate che meraviglia, guardate che spettacolo. Qui abbiamo la scritta Hogwarts con lo stemma. Qui ci sono i quattro segni, ovvero Grifondoro, Seppe Verde, Tasso Rosso e Corvo Nero. E guardate qui, ragazzi, Vito Bella Vita, Via dei Vichinghi numero 10, Corso di Mago Zucchero Filatiere. Ragazzi, che spettacolo, ragazzi. Cioè, io veramente sono emozionato. Mamma mia, ragazzi, che emozione. Allora, adesso andiamo ad aprire questo sigillo. Lo facciamo insieme, ragazzi, non voglio rovinarlo, perché questo lo devo conservare. Quindi piano, piano, piano. Ok, per favore. Oh, ci sono riuscito. Adesso andiamo ad aprire, ragazzi, guardate cosa abbiamo all'interno. Aspetta, oddio no. Oh no, 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 caspiterina. Guardate che bello, ragazzi. Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Allora, ci sono due fogli. Oh no, aspetta, quello non lo devo vedere perché già mi sono rovinato la sorpresa. Vito Bella Vita, Via dei Vichinghi numero 10, Corso di Mago Zucchero Filatiero. Ok, andiamola a leggere insieme. Caro signor Vito, siamo lieti di informarla che lei ha diritto a frequentare la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Qui accluso troverà l'elenco di tutti i libri di testo e delle attrezzature necessarie. L'anno scolastico avrà inizio il 1 settembre, quindi già sono in ritardo. Restiamo in attesa di un suo gufo entro e non oltre il 31 luglio. Distinti saluti, Minerva McGonagall. Cioè, la professoressa McGranit, ragazzi, la vicepreside, mi ha mandato la lettera, guardate che meraviglia. E poi qui c'è scritto: preside Albus Silente, ordine di Merlino, prima classe, grande mago, stregone capo supremo, pezzo grosso, Confederazione Internazionale dei Maghi. Ragazzi, che spettacolo. E questa è il primo foglio. Ora qui dovremmo trovare, ecco qui infatti, tutto quello che mi serve per la scuola, ovvero elenco di elementi necessari per Vito Bella Vita. Allora, uniforme, quindi tre divise da lavoro in tinta unica nero, un cappello a punta in tinta unica nero da giorno, un paio di guanti di protezione in pelle di drago simili. Dove cavolo li trovo io? Ah, devo andare a diagonale, io, ok. Tutti gli indumenti degli allievi devono essere contrassegnati da una targhetta con il nome, certo, perché è normale, altrimenti poi si smarriscono e quindi non si trovano più. Libri di testo. Tutti gli allievi dovranno avere una copia dei seguenti testi: Manuale degli incantesimi volume primo di Miranda Goshwen, Storia della magia di Bathilda Bagshot, Teoria della magia
magia di Adalbert Waffling. Mamma mia, se Sonia sente il mio inglese gli verranno i brividi. Guida pratica alla trasfigurazione per principianti di Emmerich Switch. Mille erbe e funghi magici di Philida Spore. Ma che, come cavolo si chiama questo? Infusi e pozioni magiche di Arsenius Jaeger. Comunque questo libro mi piace tantissimo. Infusi e pozioni magiche deve essere un libro spettacolare. Gli animali fantastici dove trovarli di Newt Scamander. Ok, questo già ce l'ho, quindi non lo devo comprare. Le forze oscure, guide all'autodifesa di Quentin Trimble. Altri accessori, una bacchetta che già ho fortunatamente. Ho la bacchetta magica cretina, però ragazzi non credo che l'accettino qui alla scuola. Un calderone in peltro, misura standard. Un set di provette di vetro o cristallo. Un telescopio e una bilancia d'ottone. Gli allievi possono portare anche un gufo, oppure un gatto, oppure un rospo. E se voglio portare Tanino, quindi mi fanno problemi? Ok, questa me la devo pensare, perché Tanino è il mio unico animale al momento. Si ricorda ai genitori che gli allievi del primo anno non è consentito l'uso di scope personali, sempre il preside e tutta la tiritera. Bene, qui non c'è niente, mettiamo questo foglio da parte. E adesso ragazzi, guardate cosa vi faccio vedere. C'è il mio biglietto per il binario 9 3/4. Ragazzi, che spettacolo. Con questo praticamente potrò prendere l'Hogwarts Express, che è il treno. Ragazzi, ma sono veramente entusiasta. E poi abbiamo qui, non ti attaccare alla cera lacca perché sei prezioso, abbiamo questo, un biglietto per il bus di Londra. Il bus magico, quello che si stringeva nel film. Chi ha letto i libri di Harry Potter, mi raccomando, me lo scriva qui sotto, perché io ci tengo tantissimo a conoscervi, perché io li ho letti tutti e devo dire che i libri sono qualcosa di veramente veramente spettacolare. Ragazzi, che vi devo dire, anche per me la scuola sta arrivando. Io metto tutto all'interno della lettera, perché ragazzi non voglio perdere completamente nulla. Potrò specializzarmi in magia alla scuola di Hogwarts, quindi anche per me inizia un nuovo anno scolastico. Cioè, non sono mai stato così felice nella mia vita di andare a scuola. È una cosa incredibile, ma è vero. Per le considerazioni personali su Harry Potter, ragazzi, è la serie magica più bella in assoluto. E non lo dico perché sono un mago, ma perché è una storia veramente fantastica. Harry Potter, ragazzi, non vi voglio spoilerare nulla, ma amore, amicizia, odio, rabbia, c'è tutto in quella storia, ragazzi. Quindi vedete i film, ma soprattutto, prima di vedere i film, vi consiglio di leggere i libri. I libri sono 100.000 volte più spettacolari. Io purtroppo ho avuto una brutta esperienza, perché prima avevo visto i film e dopo ho letto i libri. Sbagliatissimo, ragazzi. Infatti, tipo, cioè, quando poi ho letto i libri ho pensato: ma cosa cavolo ho visto? Harry Potter e la pietra filosofale, la camera dei segreti, il prigioniero di Azkaban, il calice di fuoco, l'ordine della fenice, poi il principe mezzosangue e i doni della morte. Sì, sono i film ad essere 8, ma i libri sono 7. Mi raccomando, chi ha letto Harry Potter mi scriva qui sotto la sua, perché ci tengo tantissimo. Hashtag Harry Potter, e lascerò un cuoricino a tutti coloro che lo faranno. E questo spacchettamento, ragazzi, perché questo era uno spacchettamento mio personale, ragazzi. Se vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciate come i vichinghi. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e attivate la campanellina. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, ragazzi, perché lì, siccome in questa settimana sto pubblicando tantissimi video, vi volevo aggiornare direttamente lì. Ah, per questo video ci tenevo a salutare la piccola Alice10, che mi segue sempre e che mi commenta sempre tutti i video. Un bacio grande a te, Harry Potter. Bene, piccoli vichinghi, maghi, zuccheri, filatieri, slimeology, noi ci rivediamo ad un prossimo video. E mi bevo un po' d'acqua perché ho sete. Mi sono affogato. Al prossimo video, ciao! Wow!